Ciao a tutti ragazzi, qui Vera Normal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, nuova collezione, ve l'avevamo forse anticipato per chi ci segue su Instagram, ed è per questo che dovete seguirci su Instagram, per sapere tutte queste novità in anteprima. Vi portiamo una collezione un po' diversa dal solito. Non si tratta di calciatori, ci sono sempre delle sfere, ma sono di un altro genere. Sono le sfere del drago, e beh sì, siamo su Dragon Ball. Queste qua sono le nuove Lamin Cards della Dragon Ball Collection. Bellissime. Che dire? Ah, io da piccola collezionavo le Lamin Cards di Dragon Ball, di Ben 10, degli Invisimals. Sì, mamma mia. Ben 10 ragazzi, anche io, anche Dragon Ball, però scanso di equivoci. Allora, qui l'erudizione, diciamo il sapere su Dragon Ball personalmente è pari a zero. È cioè, mio, della manita l'erudizione di Dragon Ball. Mentre su calciatori sono più io che magari guido il discorso, qui sarà la manita a parlare più dei personaggi. Penso conosca molto meglio di me. Ho seguito tutte le serie, viste più volte. Beh, chi è che non le ha viste da piccoli tutte quante? Ci voleva su Italia 1. Appuntamento fisso il pomeriggio dopo scuola. Ragazzi, io ho avuto un'infanzia un po' diversa, a quanto pare. Non era proprio il mio appuntamento fisso. Mettete hashtag infanzia triste. Comunque ragazzi, abbiamo 12 pacchetti, 6 oggi, 6 in un prossimo video. Ho letto che ci sono delle Lamin Cards speciali e spero di trovarle, sinceramente. 3, 6, ok, perfetto. Questi sono i 6 di oggi, ragazzi. Ok. 2 a testa, ragazzi, andiamo a scoprire un po' la collezione. Vogliamo ringraziare per il consiglio Andrea, un nostro amico. Voltaire. Rousseau. Ok. Capirà. Innanzitutto, l'amico capirà. Guardiamo il pacchetto. Allora, l'artwork io lo trovo meraviglioso, molto più bello forse di quelli che facevo io. Sì, che sì, erano sì, unicolor, erano diversi. Confronto dimensionale. Oddio, comunque è simile, con cioè, calciatori sì, panini. Beh, è più, si sono più allungati. Più sottile. Diciamo più sottile. Vabbè, ricorda più la bustina di Adrenaline. Vabbè, dai, sì, più di Adrenaline ricorda. Sicuramente lo stile è quello. Allora, abbiamo sicuramente la serie di Goku quando la prima serie quando era piccolo, la serie di Dragon Ball classica, diciamo, Dragon Ball Z. Poi abbiamo Dragon Ball GT, che anche se non è canonico, ma forse lo diventerà presto, scusate per il colpo. E poi Dragon Ball Super, che è l'ultima serie che è uscita, che ho seguito, devo dire, è molto amabile, si fa guardare piacevolmente. Prezzo da notare, un euro. Un euro soltanto. È come le Lamin Cards della Edibus vecchie. Sì, è come anche le Adrenaline, quindi il prezzo è generico. Eccolo qua. Card che si trova all'interno, il numero lo andiamo, no, 5 Lamin Card. Okay. Sì, ottimo. Su 324 della collezione completa, con tanti speciali. Qui c'è un po' di pubblicità, comunque la Dynamix è la casa produttrice appunto di queste Lamin Cards. Ci sono, come si chiama, anche dei concorsi, ho letto, un concorso per vincere dei premi. Se invii 10 bustine vuote puoi partecipare all'estrazione. Beh, direi che l'onore spetta alla manita, solo che lo conosce meglio. Ah, che bello aprire la tua. Quanti anni erano? Quanti anni erano, Marita? L'ultima volta che l'ho collezionata era il 2008, se non sbaglio. Quindi sono passati 11 anni. 11 anni. Addirittura vendevo, come si chiama, delle vecchie cose per ottenere le Lamin Cards. Oh! Che bellissima, che bella sensazione. Fammela vedere, questo è un Goku. Raga, Super Saiyan io non vorrei dire cavolate, però è una card fantastica. Cioè, conoscendo la serie, Super Saiyan Blue è il livello l'ultimo livello che ha raggiunto Goku. Bella. Prima dell'ultra istinto. Vedete, magari abbiamo trovato la card più rara che esista al mondo. No, ma guarda che attacco facciamo 4,70 e difesa 4,70 è mostruoso, Molto bella. Io te lo dico, questa è speciale. In base anche alle altre, vedremo come. Vabbè, ragazzi, direi che abbiamo trovato una bomba. Fa paura, raga. Vabbè, chiederemo al nostro amico, appunto, Voltaire. Andrea. Fa paura. Chiederemo un parere sulla rarità di questa card. Poi, vabbè, abbiamo lo stregone del toro, ok. No, raga, questo qua è Yamco della prima serie, dai, era scarso come... infatti, era scarso come il niente, non riusciva nemmeno a picchiare se stesso. Il grande mago piccolo, questo qua, era il supremo nella traduzione italiana. Ed era fantastico, ragazzi, che battaglie. E poi questa... Forse questa è rara, perché è girata? Sì. Forse no. No, Mighty Mask, questi qua erano Goten e Trunks che si erano travestiti per partecipare al torneo che si faceva sulla terra. Furono anche sgamati alla fine, lottavano metà corpo. Bellissima card. Applausi per la sapienza di Simone in questa serie. Sì, ragazzi, ho passato la mia infanzia su questo. L'odore di queste card. L'odore delle Lamin Cards è qualcosa di fantastico. Questo non lo potete sentire, ragazzi. Ragazzi, dovevo inventarlo YouTube con l'olfattore. Cioè, potete vedere 4D. I 60 fps, potete vedere i colori. Ma l'odore lo potete immaginare. Ragazzi. Sul retro, vabbè. Troviamo il numero della carta. No? Raga, comunque, secondo me Goku con l'ultra istinto fa pure. C'è scritto anche una cosa dietro, sì, ecco, per il gioco. Vabbè, sì. Per il gioco, io provavo a giocare, ma speciale. Ero troppo piccolo. No. Scusate per l'interruzione, ragazzi. Ho ricevuto una chiamata e quindi si è staccata la registrazione. Secondo pack. Beh, provo io, ragazzi, ma mi aiutate voi con... Ti dico io se trovo la cosa. Mi aiutate voi. Comunque, da spacchettare. Sono interessanti.
Scimmione Dorato, serie di GT questa, infatti lo dice anche. Goku Scimmione Dorato. Ah, però posso dire una cosa interessantissima, che tipo qui Dragon Ball Super, qui Dragon Ball Z. Sì, lo dice la serie Dragon Ball Z. Sopra Z, bello. E Dragon Ball serie classica. Serie bellissima, classica. Bella. Questa cosa è molto bella. Sono preparata solo sulla serie classica. Io le so tutte, ragazzi, tutte. Comunque, Goku Scimmione Dorato. Oh! Eremita della gru. Ecco, comunque hanno cambiato le traduzioni dei nomi. Sì, vabbè, sì. C20, questo me lo ricordo. Sì, questo me lo ricordo, ragazzi. Ah, C19, ragazzi, lo ricordo. Quelli che furono fatti fuori più facile. Sproing. Questo era della serie di Dragon Ball Classica. Sì, questo è il Dragon Ball Classico, sì. Però non me lo ricordo. Era uno dei mostri che affrontavo Goku all'inizio, erano tutti mostri piuttosto blandi. Allora, la rara. Bella. Perché diciamo che la rara si trova prima, diciamo, davanti al pacchetto. Bella, molto bella. Della serie GT. Beh, ragazzi, come potete capire, io non sono molto esperto, però diciamo che sono delle belle card, si capisce comunque che c'è della qualità. Poi per chi è appassionato di questa serie, ancora più belle. Quindi, se siete appassionati anche di Dragon Ball, scrivetelo qui sotto. Comunque dateci sostegno, non ci aspettiamo un grande seguito per questa serie. Goku. Ma dietro vedo una cosa figa, o è questa? È questa. No, stupenda. Bella. Cosa Dragon Ball Super porta? Sì, sì, super. Questo è super. Ah, vabbè. Che bella. È sempre uguale. Stupendo, ragazzi. Molto, molto bella. Bellissima, questo effetto che poi è arancione, non si vede con il tappetino dietro. Se mettiamo dietro magari la busta si vede. È arancione. Sì, ci vorrebbe... non si vede molto bene, però ragazzi. Vabbè, per niente. Vabbè, ecco qui. Molto bella. Si nota l'arancione, bella. C'è un'altra card girata, tra l'altro. Che è questa qua. Un'altra rara? No, vabbè, qui sono già... Goku. Bella. Questa me la ricordavo una volta. Ce l'avevo questa card. Era sì, sì, infatti me la ricordo anche io. Era comunque adesso sono particolare il fatto che siano trasparenti. È diverso, C13? È un altro mondo. No, di Super C17 la fine di Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, mamma mia. Abbiamo poi sempre dalla serie classica. Ma l'abbiamo trovato già prima. Sì, ma era il è vero. E poi poi un'altra rara. Oh, Majin Buu, ragazzi. Majin Buu da Dragon Ball Z. Ragazzi, questo è il Majin Buu dopo che ha assorbito Gotenks. Fa paura. Mi gasava tantissimo questo personaggio così quando faceva l'evoluzione. Non so parlare di Dragon Ball. Però quando la versione cicciottella passava la versione muscolosa e potente, mi piaceva tantissimo. No, ma anche come cambiava di psicologia, faceva paura. Cioè, era fatto bellissimo. Sempre piaciuto molto Majin Buu. Bello, tanta roba. Ancora Simone per il suo secondo pacchetto. Vado. Devo trovare qualcuno di veramente raro. Beh, penso che Goku Super Saiyan Blue sia molto raro, eh. Oh, neanche problemi ad aprire. Oh, Vegeta. Bella. Potentissima questa, Dragon Ball Z. Figa, Vegeta Super Saiyan. Bella. Fortissimo. Ah, ok, questa qui è Kiki nella versione classica, come personaggio all'inizio, non male. No, dai, raga, fighissimo. Raga, Trunks giovane fa paura, Super Saiyan. Trunks Super Saiyan. Mamma Super mia, Trunks. Pauroso. Ah, no. Questo qua è Gohan dopo che ha preso le botte su Namek, se non sbaglio. Sì, infatti, perché aveva i capelli lunghi. E poi in ultimo abbiamo Videl, la figlia di Mr. Satan, che sinceramente ho apprezzato di più in GT che non nella serie classica di Z. Non male, ragazzi. Vai, andiamo avanti. Allora vado io. Comunque sono molto simili a quelle della collezione. Non sono cambiate di una virgola. Ah, mi ricordo che c'erano quelle rosse, quelle dorate, quelle argentate. Sì. Perché c'erano... Ogni personaggio c'era dorato, argentato, rubino, zaffiro. Sì, me lo ricordo. Gohan. Sì. Poi vedo Goku. Ed è Goku col Kaioken, questo era. Molto potente, anche se non poteva, diciamo, combattere per più di un tot di tempo. Great Saiyaman. Detto anche Gohan vestito per carnevale. Non mi è mai piaciuto questo personaggio. No. Poi abbiamo Vegeta. Ah, ok, questo è il Vegeta di GT, che si era tagliato i capelli e aveva fatto crescere anche il baffetto molto tremendo. Ma il baffetto era tanto... No, è tagliato poi, all'inizio soltanto di Dragon Ball GT aveva i baffi e se li fa tagliare. E poi... Oh, Jiren, dell'ultima serie. Ragazzi, che attacco tiene? No, Jiren fa paura, ragazzi. Ma 680. Sì, soltanto Goku con l'ultra istinto riesce a fare pari. Bella, bellissima. Ultimo pack, ragazzi. Direi che questa serie, nonostante io non ci capisca niente, a me stanno piacendo. Comunque, Simone e lei, se conoscono meglio il contesto, chiaramente sono ancora più emozionati di me di riscoprire questa Il questa ricordo vecchia... delle... Sì, mamma mia. Delle vecchie collezioni. Tra l'altro, qui salvare i pacchetti è facilissimo. Sì, infatti. Chi hai trovato? Il presentatore del torneo. Shen, sì. Mister Satan. Mister Satan, sì.
Ah, me lo ricordo. Ha vinto, lui ha battuto tutti i mostri di Dragon Ball. Voi non ci crederete, ma lui li ha battuti tutti. O meglio, si è preso il merito per tutti. Questo è Ub, sicuro. No. Ah, è Papaya, questo qua è di Dragon Ball GT. Lui non lo conosco. Dragon Ball GT sono ignorante. No, Dragon Ball GT, ragazzi, non è neanche canonico ufficialmente per ora. Vegeta, Dragon Ball Z, senza colori, qua... bonus. Questo qua è Vegeta quando compare all'inizio, se non sbaglio, la prima apparizione sulla Terra, insieme a... Aspetta che non viene il nome, vabbè, è difficile ricordarli tutti. E abbiamo un'altra volta Vegeta. In versione Super Saiyan, Super questa. Saiyan, sì. Bello. Secondo livello. Molto, molto bello. Bellissimo. Comunque direi che è una collezione veramente di tutto rispetto, sì, sì, che porteremo, perché abbiamo appunto altri 6 pacchetti, pacchetti che si salvano anche molto bene. Eh sì, noi non sappiamo quanti di voi che ci seguite per Calciatori Panini vi piace anche Dragon Ball, però noi ve la portiamo, vediamo se vi può piacere, qualcosa che volevamo provare, che appunto, vi abbiamo detto, ci porta alla mente il passato, quando eravamo piccoli queste bustine veramente erano parte del quotidiano. Sì, infatti. E abbiamo trovato delle belle card, abbiamo detto appunto Goku, questa Trunks, è bellissima, Majin Buu, queste qui con tipo la grande particolare. Ragazzi, Jiren fa paura, io lo dico, Jiren e Goku con l'ultra... Cioè, anche questo qui, lo scimmione dorato, molto bello. È una collezione particolare, c'è da capirci un po' di più, però se vediamo che va bene porteremo, come vedete qui è scritto dietro la bustina, anche il raccoglitore, appunto raccoglitore con checklist e regolamento. Ragazzi, il video è durato abbastanza... Se vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Beh, da Paranormal Comics è tutto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella! Bella.